Salve, sono Sergio Malavasi di marimagno.com della libreria Malavasi. Oggi ho il piacere di avere con me Giacomo Coronelli. Buonasera. Perché ci parlerà di un libro strepitoso di Marinetti. A te la parola. Buonasera a tutti. È un libro, Sergio, talmente strepitoso che è diventato il titolo di una mostra, ma non per se stesso, ma per significare un intero periodo. La mostra è quella attualmente alla Fondazione Prada a cura di Germano Celant, post Zhang Tum Tum, per significare tutto quello che è successo nel primo Novecento italiano dopo Zhang Tum Tum. Quindi, insomma, un libro che è anzitutto una pietra miliare. Il libro è di enorme impatto anzitutto a partire dalla copertina, che è stampata su questa bella carta arancione ed è interamente parolibera, svolta per l'intera estensione della copertina con una grafica che i tecnici dicono passante, perché attraversa il dorso e finisce in quarta di copertina. Quindi è una copertina che si apprezza tenendo il libro aperto, appoggiato su un piano. È il primo libro, cioè, in cui si esce dal concetto tradizionale di parola stampata e i caratteri tipografici, le lettere, le parole esplodono nella pagina. Corpi diversi, caratteri diversi, lettere inclinate, verticali, orizzontali. Per questo motivo, pur essendo un libro non particolarmente raro, perché è stato tirato in svariate migliaia di esemplari, è un libro ricercatissimo da collezionisti, da istituzioni, tra l'altro da collezionisti sia d'avanguardia che in generale di Novecento, perché è una pietra miliare, un landmark che sta bene anche in una raccolta di Novecento come testimonianza dell'avanguardia futurista. Il libro ha un aspetto normalissimo, tascabile, e le elaborazioni grafiche sono tutte realizzate in tipografia. Infatti nei crediti è menzionato il tipografo Cesare Cavanna, che si industriò per realizzare le elaborazioni fantastiche di Marinetti. E un'altra, secondo me, questo del fatto che sia tutto realizzato in tipografia senza l'ausilio di incisioni, di disegni, e che abbia un formato tradizionale, estremamente tradizionale, già se pensi a Mallarmé, il suo libro che esce con la Nouvelle Revue Française ha un formato in quarto, quasi ad album, e questi aspetti sono caratteristici dell'avanguardia come la intendeva Marinetti, e ancora di più lo è l'indicazione di Migliaio, che è palesemente fittizia perché 21.000 esemplari si fa fatica a stamparli oggi per un libro del genere, ma che comunque rispecchiano una tiratura alta e la volontà di Marinetti di fare un'avanguardia popolare, un'avanguardia di diffusione, un'avanguardia in un formato tascabile da edicola, quasi provocatoriamente. Le valutazioni oggi sul mercato di questo libro di Marinetti vanno, per citare una forbice, dai 3.000 ai 4.000 euro a seconda delle condizioni di conservazione. Attualmente la libreria Pontremoli propone una copia di questo libro senza dedica, quindi non l'esemplare che avete visto, ma un esemplare analogo in quanto a condizioni, a 3.900 euro su Mare Magnum e nel suo catalogo, e un esemplare con la dedica a Cuneo, che era tipica di Marinetti in questo periodo e in particolare in questo libro, Futurismo che schianta il passatismo, può toccare quota 4.000-4.500 euro. Giacomo, ti ringrazio. Grazie a te, Sergio.